Grande Fratello, la rivelazione di Anita su Beatrice. Nell'ultima puntata di ieri, lunedì 5 febbraio, ne abbiamo viste davvero tante. Giuseppe Garibaldi è rientrato dopo aver fatto spaventare tutti con il malore e il ricorso alle cure di medico e ambulanza. Poi Fiordaliso ha deciso di abbandonare la casa lasciando un grande vuoto e gli altri inquilini in uno stato d'animo non certo positivo. Ma ancora una volta protagonista è stata Beatrice Luzzi. Per l'ennesima volta l'attrice ha ricevuto diversi attacchi. Non a caso ha dichiarato: "Se fate tre quarti di programma su di me forse non sono ego riferita, ma magari ego colpita. E di certo sto antipatica a prescindere". E ancora, "Credo che questo trattamento che mi riservate in ogni puntata rispetto a quello che fanno loro è troppo. Se voi volete che io decida di lasciare questo programma ci state riuscendo, io sono al limite". Anita rivela a Varese: "Ha urlato tutta la notte". Beatrice Luzzi è stata salvata dal 45% delle preferenze, ma è finita nuovamente in nomination e lei stessa ha chiesto: "Volevo invitare il mio pubblico a votarmi ed eliminarmi per la prossima volta perché qui non ho più niente da dare o da prendere. Non ce la faccio più. Invito il mio pubblico a eliminarmi, grazie". Evidentemente è arrivata davvero al limite. E Anita Oliveri ha confermato che Beatrice è davvero sull'orlo di una crisi. A Massimiliano Varese ha infatti rivelato che l'attrice ha avuto una notte molto difficile. "L'ha sentita urlare in confessionale tutta la notte. Non è chiaro cosa abbia detto, ma è probabile che lo sfogo riguardi gli stessi motivi che aveva già spiegato in puntata". Beatrice, infatti, aveva detto: "Perché se io non posso dire non equilibrato a una persona dopo quello che è successo e a me mi si può dire repellente, basta. Non c'è la lucidità, l'ho mantenuta solo io. Invito il mio pubblico a farmi uscire da qui perché non ho veramente più niente da dare". In tanti sono dalla sua parte, anche Alex Belli ha scritto su social: "Mi connetto solo ora al GF, e penso solo una cosa, esci Bea. Perché un conto essere protagonisti di puntata, un altro essere continuamente bersagliati. Perché il rischio è che per stanchezza si passi dalla parte del torto. Punto".